La salamandra di Lanza è presente in pochissime valli delle Alpi Cozie, solo nella Val Chisone, nella Val Germanasca, nella Val Po e un piccolo nucleo isolato nella Val Sangone. Nella Val Pellice la salamandra è distribuita abbastanza uniformemente lungo tutto il vallone e poi ci sono piccole popolazioni anche sul lato francese di queste valli che corrispondono al parco del Queyras. È una specie estremamente interessante e estremamente vulnerabile dal punto di vista conservazionistico perché è presente in solo queste vallate in tutto il mondo. L'ambiente ideale per le salamandre normalmente è un ambiente che contiene parecchi rifugi sotterranei, aree in cui c'è un elevato numero di rocce, quindi sul fondo dei versanti oppure dove c'è sgretolamento delle montagne, perché gran parte della loro vita è comunque ipogea, nel senso che si rifugiano per sopravvivere ai periodi di siccità e al sole in questi terreni. A bassa quota colonizza anche dei lariceti radi, mentre ovviamente a quote più elevate si tratta di praterie montane. Dallo scorso anno stiamo conducendo questo studio sulla salamandra di Lanza, i cui scopi principali sono quelli di valutare l'abbondanza della popolazione di salamandra, valutare se sono presenti infezioni, soprattutto infezioni da fungo chitridio, e valutare la connettività genetica tra le popolazioni. Mi chiamo Nicolas Tenu, sono guardaparco presso la riserva Ristola Monviso. Abbiamo creato questa riserva naturale in Francia, circondata da confini italiani, proprio per la conservazione di questo anfibio. La piccola salamandra di Lanza si trova per la parte francese solo nel comune di Abrie-Ristola. Le prime analisi genetiche hanno evidenziato come ci siano popolazioni distinte in Francia, sul Monviso, e un'area in cui le popolazioni si mischiano che è la Val Pellice. Ovviamente ci sono aree non ancora campionate che verranno campionate nei prossimi anni. Ci facciamo aiutare dal Centro Nazionale di Ricerca Scientifica francese. Grazie all'olfatto molto sviluppato di un cane addestrato per questo scopo, è possibile scovare le tracce olfattive delle salamandre. Riusciamo così a censire più facilmente gli individui nelle aree in cui è presente. Per prima cosa viene rilevata la taglia, dalla punta del muso alla cloaca, 91 mm, poi viene misurata la lunghezza della coda, 69 mm. Il monitoraggio sulla salamandra di Lanza è condotto sia in Italia che in Francia e la comunità europea ci chiede di monitorare regolarmente lo stato delle popolazioni proprio perché è un endemismo delle Alpi Cozie, molto ristretto. L'animale viene pesato. Si è deciso di iniziare a marcare le salamandre con questi transponder, quindi le prime sessioni sono state di raccolta di tutti gli animali e marcatura. Poi viene verificata la presenza già di una marcatura tramite chip e dato che non è presente viene marcata con un nuovo transponder che viene applicato sulla parte ventrale della coda inserendo l'iniettore a valle della cloaca. Una volta terminata l'operazione, l'animale può essere rilasciato. Servono almeno 6-7 occasioni di cattura per avere dei dati di densità affidabili.
prima dell'inizio dello studio si ipotizzava che ci fossero popolazioni estremamente ridotte e la presenza fosse estremamente sporadica. Già dai primi rilievi è emerso un fatto inaspettato, infatti la salamandra di Lanza è stata osservata in numerose aree con densità abbastanza elevate. Questo anfibio mi ha sempre attratto ed è attraverso la letteratura che l'ho conosciuto. Si descrivevano già i primi draghi neri del viso che appunto proteggevano la mitica vetta italiana. È anche grazie a questa mia passione che sono stato coinvolto in questo progetto di ricerca. È una specie che mi sta molto a cuore perché da un lato si trova appunto in un'area vicino a dove sono nato, in più vive in ambienti estremamente belli in cui è piacevole stare, è piacevole soggiornare anche in solitudine mentre si lavora. Sai di essere quasi sempre da solo con le salamandre, in montagna di notte, in aree anche poco battute, quindi lavori spesso anche in serenità e tranquillità. Sicuramente l'aumento delle conoscenze su questa specie fornirà delle informazioni utili per la sua conservazione, ma ci si augura che gli enti locali e la popolazione comprendano bene i motivi dell'importanza di questa specie e si adoperino per migliorare la tutela della salamandra di Lanza.